Buonasera a tutti belli e brutti. Ma brutti non ce ne sono perché siete tutti troppo bellissimi. Oggi, sì ragazzi, calmi, lo so, Alex è uno di noi, vogliamo Alex. So che avete visto il titolo dove dice che Alex verrà cacciato, se ne andrà, verrà estromesso. Ma non sapete quello che ha fatto. Se non sapete quello che ha fatto. Cioè in realtà non lo so bene neanch'io ancora. Però ho questa sensazione adesso. Calmiamoci gli animi ragazzi, ok? Nessuno verrà buttato fuori senza che voi ne siate prima informati. O comunque ci sarà un processo giusto, qualora dovesse essere necessario addirittura cacciarlo. Non è detto. Comunque qualcosa è stato fatto ed è molto gravioso. È molto gravioso. Una cosa di quelle che se la vede tua nonna si ingazza, dice: oh, è giusto questo, capito? Si indigna, è una di quelle cose che fa indignare le nonne. Quindi è grave, eh? Perché le nonne si indignano per le cose importanti. Ne hanno viste di cotte di crude le nonne. Quindi se si indignano per qualcosa vuol dire che è una cosa grave. E questa è una di quelle cose lì. Sono le 19.01. E infatti io qua sto. Ma avete fatto... Ma adesso mi avete fatto spaventare. Gli occhiali, avete ragione. No, mi avete fatto spaventare perché sono 19.01. Ho detto cos'è, sto parlando da solo, non è partita la live. Invece no. La live era bella che è partita. Eccomi qua, occhialato e perfetto. Dai, iniziamo. Sposto subito un amico che così vi racconto ben bene quello che è successo, eh. Oh, ti sposto sempre per primo, ciao, comunque. Amici! Però prima devi salutare me. Ciao Lion! Capito, un po' di educazione. Ciao. Hai delle novità per caso? Devi sapere che essendo che mi sposti sempre per primo, sì? Ho preparato una cosa bellissima. E io sono contento. Si tratta per caso del tuo cavo segreto nella tua casa? Come fai a saperlo? Io so tutto. Vedi? Non si muove foglia che il sultano non voglia. E io giustamente... Hai fatto bene a farti il cavo segreto, eh? È una cosa che approvo, però... Mi sono infilato, ho dato un'occhiata, non ho toccato niente, eh? No, sì, ma tu puoi toccare tutto. No, grazie, però non ho toccato niente. Come sta Orso Bor? Orso Bor sta molto bene, contento. È l'orso di Fe, gliel'ho regalato io. Orso Bor, dopo lo andiamo a vedere. Però ho come l'impressione che tu... Che converrà andare a controllare il tuo cavò. Ti dico. Ma in che senso? Lascia stare. Ho visto una cosa che non... Dopo andiamo a controllare? Meglio se andiamo a controllare. Sposto un altro amico e vediamo che cosa ci dicono, dai. Stregatto. Come stai, amico mio? Sto bene, e tu? Io molto bene, perché sono qui. Allora, uno tra te e Alex verrà cacciato via a calci nel culo. Cosa? Oh, cosa? No, perché? Che è successo? No, tu non sai niente, Fe, vero? Sei confuso. No, cos'è successo? Cos'è che ha fatto? Non te lo posso dire, ma sappi che c'entra il tuo cavo segreto. No, non dirmi che... No, io non sto capendo, vi prego. Tranquillo, se non hai fatto... Se perché ti agiti, scusa? Se non hai fatto niente, stai tranquillo, no? Ma scusa, mi dici che potrei essere cacciato? Se non hai fatto niente, no. Io sto tranquillo, no, ok, non sono a posto. Tu hai fatto qualcosa? Non ho fatto niente di male. Sicuro? Te lo giuro, non mi guardare in questo modo. Sei convinto? No, se non hai niente da temere, perché hai iniziato a fare tutto? Adesso ho paura. Perché ho sentito il mio nome cacciare nella stessa frase. Ma io se non avessi fatto niente starei tranquillo. Però allora, adesso sono calmo. Ciao. Allora sentiamo, in cosa mi aggiorni quest'oggi tu? Ho costruito una cassaforte segreta che voglio farti assolutamente vedere. E anche la tua l'ho già vista. Comunque voi due vi copiate. Ma l'ho già vista. Scusa, ma chi l'ha fatta per primo? Io. Non è vero, sono stato io. Sicuro? Sì. Non è vero, no. Chi l'ha fatta? Infatti la mia è anche più bella. Questo lo vedremo. Anzi, io l'ho già intravista, anche la tua. Perché giustamente io devo sapere quello che succede, no? Allora mi sono fatto un giro e l'ho subito identificata. Non ho toccato niente perché non sia mai, roba tua quella. Però ti devo dire che sarà meglio che tra poco ci andiamo a dare un'occhiata. Perché mi sa che qualcun altro è stato... Cosa stai dicendo? Cosa vuoi dire con questo? Mi sa che te l'hanno scoperta e... No, ma come? Le cose, tutto quanto, me l'hanno distrutta? No, tranquillo, tempo al tempo. Qualcun altro è stato un più ficcanaso di me.
E potrebbe essere stato quello no, là dietro. No, non mi guardare, ti giuro. Sei stato tu. Non ho fatto nulla. Calmi, calmi, non facciamoci giustizia da soli. Ho visto delle spade lì, tira fuori. No, no, no. Questa non è una folla inferocita. Siamo una civiltà seria. Quindi ogni cosa ha suo tempo. Adesso sposto anche... Ma io non lo voglio... Ma lo dobbiamo spostare? Possiamo fare la live ignorando Chico completamente? Si può provare! Mi si fa proprio da fare! Ma sì, ma che tempo! Ma tu, quando ti fa pena lui? Tu devi pensare che tutte le cose che ha fatto, lo schifo di tanti anni, è uno, poi lo schifo che ha dentro, è tipo, è sporco, tossico, tipo l'uranio. Quindi non importa, capito? Lasciamo sì, ma lui ha solo noi nella sua vita! È vero però questo, è vero questo. Però ci sarà un motivo se ha solo noi, capito? Perché gli altri hanno avuto più coraggio di noi e l'hanno abbandonato. E noi no. No, ma è tristissimo così. Lo so. Ma dobbiamo rimanere uniti. Facciamo finta di niente e lo spostiamo allora. Va bene. Dai. Boom, ragazzi, eccoci qui. Ciao a tutti. Però è un coyote, Cioè, non si può tenere. Ricordo che era stato ripreso settimana perché scorsa. Perché aveva iniziato con boom. Aspetta un attimo. No, ha detto, bomba. Adesso quest'oggi hai sgravato, vado a esploderti subito il tetto. No. Sì, no, sì, non no, frega no, nulla. No, stai zitto. Dai, sì, no, sì, piangi lacrime d'argento per me. Ti prego, l'ho riempito nuovamente. Ne metto un po'. No. No, ma tesoro, innumerevoli. Dai, ne metto soltanto tre. Grazie. Ormai è un buon giorno per me. Se ti esplode casa. Sì, se vuoi vengo a casa tua nella vita reale. Se mi dai il permesso, cioè, non con la palla, quella lì demolitrice. Cosa? Sì, sì, e ti tiro giù un po' di casa, che dici? Con me dentro, penso, No, no, ma non ti faccio niente, scherzi. Però, proprio che rimani all'addiaccio, cosa dici? Facciamo che rimani il tetto di Minecraft. Vabbè, sei un po'... Sei un pusillanime, non ti piacciono le nuove esperienze, non lo so. Scusa, è vero. Secondo non me poteva essere divertente. Vabbè, pensaci, ok? Pensaci. Poi ti faccio sapere su va WhatsApp. Va bene, se tu dici va bene, io già ho fatto parcheggiare la scavatore fuori da casa. Velocissimo! Se dici va bene, frum, quello passa, fa una trattoria al posto di casa. Demolizione! 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 Adesso però ragazzi scusateci ma dobbiamo essere seri un attimo perché prima di tutto si dorme e vorrei dormire con le mie due guardie del corpo vicine. Le mie guardie del corpo. Qualcuno è già salito. Le mie guardie viene killato e bruciata le la cosa. Le guardie del corpo. Guarda ti si vede idiota. Ma vai via. Allora guardatemi il corpo mentre dormo. Posso dormire con te? No, dovete guardare il corpo. Io ti sto fissando perfetto, proprio. Perfetto, per controllare che durante la notte maniaci e assassini non perché possono. Guardi me! Perché lui ti guardava male. Lo so, è un maniaco e anche un assassino. Non è vero. Il frigo di stregato è pieno di No. Basta, state attenti ragazzi, è un serial killer stregato nel Minecraft, naturalmente. Bene. Voglio andare prima a casa tua per parlare di questa cosa. Allora, chiaramente questa è una cosa riservata, non è che tutti potranno entrare. Ma possiamo sentire? Sentire sì. Possiamo spiare? No, questo no, assolutamente no. Che domanda è? Ovviamente. Ma curioso, che è successo? Oh cazzo, che tonto. No! Ma che svegli? Che cosa dici? Ma cosa dici? Ma che scemenze dici? Cosa stupide? Ma cosa dici? Ma cosa fai tu? Mi hai colpito, cretino demente. Cosa fai? Ma cosa fai? Cosa fai? Il netto. Miserabile mentecatto. No, ti prego. Brucia fortissimo. Cretino, ma che te ne esci con queste stupidaggini? Mi dispiace, non capiterà più. Andiamo subito a salutare il tuo orso. Eccolo. È vero, lui sta qui. Sta molto bene. Ah, che bello. Orso bor ra ne lu ne? Orso bor ra ne. Guarda come ti guarda. È perché lo sto chiamando, capito? Quindi si gira, è intelligente. Orso bor ra ne lucu. Glielo devi dire tutto perché capisca, capito? Giusto? Perché è un po'. E vabbè.
Ah, orso borra. Ne. Si gira sempre. Si gira sempre lui. Luku. Lu. È venuto proprio questa volta. Si è lanciato. Che bello. È una carezza. Vuole una carezzina. Allora andiamo a vedere dov'è l'entrata. Solo io e te, naturalmente. L'entrata della tua stanza segreta. Come ben già sai, sta qua dietro. Giusto, dietro il Pinocchio. Andiamo. Seguimi. Sì, qua bisognava nuotare e infiltrarsi. Esattamente. Però non diciamo troppi dettagli che gli altri ascoltano, eh. Ma non ci verremo mai lì, mai. Ma tu hai letto queste cose? Sì. Queste le hai fatte tu però, giusto? Sì. Questo è il preambolo, perché no, cosa hai fatto? Tu racconta un po' quello che hai fatto qui. Cioè, tanto siamo allora io qua dentro. Aspetta che mando via le orecchie indiscrete che potrebbero rubare. Hai ragione. Non so quali sono le orecchie che potrebbero... Non mandarci via, non vabbè, siamo vabbè, noi. Vabbè, state zitti, dai, prego, spiega. Allora, qui io ho fatto il giardino dei fiori, sì, che rappresentano tutti noi. Tutti noi. Esatto. Perché Red è un fiore... Vabbè, rosso, bello. Rappresenta, sì, la gelosia per la tua casa, è giusto questo? Esattamente. Hai sentito che si parla di te? Vi ho sentito, io non sono gelosa! Sembra un po' matto. Ora ti distruggo la casa! Vabbè. Hai visto? Fè, carino e umile come me. E che fiore è questo? È un fiore molto semplice e umile. Oh, ti ho chiesto il nome. Non lo so. Controlla. È un tulipano bianco. Bello. Ok, poi... No, questo è Rudel. C'è il mio fiore. No, no. C'è scritto ostre, il fiore che qualcuno vuole. Esatto. Quello sei tu. No. Sicuramente. No, no, non sono però io. Però qualcuno c'è. Però c'è qualcuno, così, sì, sì. Alex, in un altro universo. C'è scritto il fiore dove gli animali ci fanno la pipì sopra. Vabbè, tanto Alex non c'è, non può sentire, quindi non so. Esattamente. Ed perfetto. È anche vero, comunque. Poi abbiamo Cico, rappresenta il suo orribile... Cosa? Il cosa? È vero. Guarda un po', no, cosa, è verissimo. Non ho capito, cosa? Orribile senso della libertà. Sì? Sì? Basta. Ma è bruttissima questa cosa. No, vabbè, è un dettaglio. Però hai tante altre cose migliori, tipo... Aspetta che registro. L'acustica della tua stanza. Ah, grazie! L'acustica del tuo cervello. È buono. Sì, tipo stanza dove non si sente nulla, però vabbè. Cosa vuol dire e questo? Anna, scusa, rappresenta la sua eleganza. Questo le piace ad Anna, è il famigerato Lily of the Valley. Come lo sapevi? Il che... suo preferito. Che cosa? Come lo sapevi? Tutto, io mi sono informato. Questo è uno stalker, ragazzi. È il no, mio fiore... non è vero, no. Ah, questo qua. E poi tu sei questo. Maestoso. No, il torch flower, ragazzi, molto bello. Splendido, grazie. Raro! Grazie. È perché sei un fico come te. Grazie, Red, stai zitto. Ha pensato per un po'. Non è che puoi prenderti il merito di quello che ha fatto Fe. Ma voglio vedere se nel tuo di cavo c'è qualcosa dedicato a me. Vabbè, metti quello che ti pare. Prego, Fe, continuiamo. Dove si... Fai vedere tu, è la tua stanza. Guardate un po'. Sì, si vede. Qua però. Sopra, esatto. Poi fai sì, così, però. Capito? Un po', ops. Un po' così. L'abbiamo spinta. Vabbè. Sì. Aia, ops. Porca. Ma sistemo subito. Ecco. Che schifo, però, sta stanza. No, no. Sì. Sistemato. Cioè, bisognava... Ragazzi, spiego. Praticamente bisognava... Ecco, cliccare la barca da di là... Per teletrasportarsi. Esattamente. Esattamente un cavolo. Se lo sapevi lo dicevi prima. Adesso stai zitto. E ora sappiamo il segreto del tuo cavo. Che non segreto vero. Allora adesso però cosa è successo qui, Fe? Dai un'occhiata. Non vedi qualcosa di diverso? Infatti un po' troppe cose diverse. Allora, questo, elenchiamole. Tutta sta roba. Tutti questi fiori alle pareti c'erano? No. Queste scarpine viola c'erano? No, per nulla. Questa armatura? Assolutamente no. Il suddetto gatto gioiellino. Ma che cosa ci fa un gatto qua? È una bella domanda questa. Questo libro c'era? Ma no, Lion, ti giuro che tutta sta roba non c'era. Allora, sembrerebbe che qualcuno sia entrato qua dentro prima di me, perché quando ce lo sono venuto io queste cose c'erano già. Io le avevo già viste. È per questo che mi accusavi prima?
No. Adesso, Scarpiniviolo, sentito. Posso fare un check delle mie casse, per favore? Te lo faccio già io il check delle tue casse. Cassa dei diamanti, non so quanti ce n'erano prima, ma ci sono. 17 blocchi di diamante, confermi? Ok, sì. Sì, confermo. Cassa degli smeraldi, non so quanti ne avevi prima, ma al momento ci sono 11 blocchi di smeraldi, confermi? Ok, ci sono tutti. Cassa della netterite. Vuota. No, 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 no. C'erano minimo 30 lingotti di netterite, minimo. La cassa della netherite è stata svuotata, signore e signori. Così dice lui. Oh, ma che stai zitto? Ma che dai, la colpa alla vittima. Oh, ma infatti no, sì, scusa, io. No, però mi victim blaming by Strecatto. Vergognati, boom! No, no, io sono vicino. Che schifo. Vergognati. Comunque, stavo dicendo, qui dentro c'era della netherite, giusto, Fè? Sì, ci ho messo ore per scavarla. È difficile da scavare una netherite, del resto. Questo è grave, ragazzi, furto di netherite. È ancora più grave che o è stato Strecatto ed è stato estremamente stupido, oppure qualcuno voleva far ricadere le colpe su Strecatto, perché qui, ragazzi... No, perché? Voi non vedete, ma vi dico, c'è ametista alle pareti, vestiti viola dappertutto. Colorante. Oh, questi viola sono solo di Strecatto. Fiori viola, il gatto, siamese, poi come piace a Strecatto. È il mio piccino. No, non è il tuo piccino, si chiama Gioiellino, ti ho detto. Ah, ok. Insomma. Ma perché tutti vogliono rubare da me? Cosa ho fatto? Perché vogliono incastrare me? Tranquilli, signori. Credo che non siano tutti, ma che sia sempre lo stesso. Che questa volta si è fatto più furbo, più o meno, e ha cercato di far ricadere la colpa su qualcun altro, ma trarremo le nostre conclusioni a tempo debito. Intanto, ragazzi, vorrei leggervi il libro qui presente, se siete pronti. Dice tutto. Allora, si chiama La panera rosa. La panera ha colpito, credo volesse dire la pantera rosa. Vediamo. Il libro recita così. Oh sì, questo qui è un segno del passaggio della pantera rosa. La pantera rosa e viola, per essere esatti. Come Strecatto! Questa pantiera rosa e viola, che sono poi io, sta rubando tutte le tue cose, sciocco Fè. Sono io, il vero malvagio. E ora lo dimostrerò rubando tutte le cose. Firmato, pantera rosa. Allora, credo che la pantera rosa sia Alex, che vuole far ricadere la colpa su Strecatto cercando disperatamente. Ti ringrazio che non credi a quelle menzogne. Scusa, e non vuoi indagare su Strecatto? Ma è un pochetto, sì. Sei tu un ladro, no, anche lui. No, perché sarebbe troppo stupido mettere tutte le cose, no, firmate pantera rosa e poi sei tu davvero. Cioè, Strecatto è stupido, ma non è così stupido. Non così tanto. Invece Alex è bastardo. Questo si può dire, perché è vero. No, dai. Secondo me questa l'ha fatta proprio apposta. E per questo mi ero arrabbiato, ragazzi, perché come si esce da sto cesso, Sven? Come... No, ma qua non è mi fa schifo questa casa. Giù. C'è il quadro. C'è il quadro, è vero, bella. Fammi salutare di nuovo Orso Bor. Ciao Orso Bor. Fagli una carezza. Va bene, sta bene, andiamo. Che bello. Allora, abbiamo visto tutto, ragazzi. Dov'è? Scusami, no! Scusa, ha fatto un brutto rumore con la voce. Io l'ho sentito. Perché? No, ti prego, cosa ho fatto? Hai fatto un brutto rumore. Però temo che sia un problema. Che rumore ho fatto? No, non è un problema di gruppo, è un problema suo. Adesso gli esplodo la casa. No, ti prego, scusami il rumore. No, non scuso proprio niente. Quante? Io. Ok, quante? Abbastanza. Ma erano molte. Per le mie sei. Meritate. Sì, perché hanno chiesto? Ma no, ragazzi, no, sta bene, Cico, non è morto lui, era la voce. No, no, me va bene, magari il tetto mio, forse. Me ne frega un cazzo, dove sei? No! Ma io ti ho chiesto qualcosa, chiesto! Scusami, no, magari volevi sapere un pochino che tu... Te lo chiedevo! Ok, vero. Sì, ragazzi, so che è uscito il secondo trailer di Poppy Playtime e lo farò non appena esce il 30 gennaio, grazie, sì. Lo faremo sicuramente.
Mi raccomando, aspettate di vederlo, che sarà finalmente la festa. Adesso è arrivato il momento di vedere la tua distanza del tesoro. Sì! Dai! Ci porto, vieni, vieni! Aspetta, prima vorrei salutare... Capelone! Fo! Erma! Joss! Oh! Tu! To! Z! Bui! Rai! To! Che bello! È bellissima! È bella! Che poesia! Che bella, mi fa piacere vederla. Le voglio tanto bene! Beh, è giusto. Andiamo. Voi fuori. Allora, guarda, di qua c'è il passaggio segretissimo che solo tu conosci. Sì. Mi insinuo. Poi si scende. Sì. E si arriva nella magia. Sì. Che ricordati che anche tu probabilmente, cioè te lo dico io, sei stato la stessa cosa di lui, è tutto rubato, eh. Tutto! No, solo... vediamo, dai. Qua c'è la tua stanza dei dipinti preferiti. Dov'è il tuo dipinto preferito a me dedicato? Sei tu! Eccoti qua! Sei bellissimo! Non si può creare un dipinto con tanta bellezza! Che fallito. Il creeperaio magico. È una cosa carina! Feliz Navidad. Ah, bello Feliz Navidad! Non c'entra una mazza, però, perché questo non ci scusa. Vasca da bagno... La giungla è innevata, ma come fai a dire che... Vabbè. È bella una giungla! Ah sì, maiale di sicurezza, ecco questo qua. Il tramonto di nostra vita. Sì, è poetico! Eh sì. Speriamo che sia il tramonto della vita di Chico magari o di Stre... No, perché? No! L'inizio è mio! No. E questo è il libro che probabilmente non hai messo tu, immagino. Ma chi ha messo sto libro? L'ho appena visto! Allora... Ma che sai, bisogno di un paio di occhiali grossi, se eravamo qua. Ma non mi ero reso conto! Questo è andato, Cioè, facciamo una competizione di svegliezza tra te, Orso Bor e la mucca. No! Tu arrivi Orso Bor vince sempre, Orso Bor è imbattibile! È proprio un po' andato, vabbè, dai, andiamo a vedere. Questi li hai letti? E ci tenevi proprio che io li leggessi. Sì! Posso entrare? Ma vogliamo saperli anche noi. Ah, sta, lascia perdere. Easter egg trovato, non c'è più niente. Seconda stanza dipinti in fase di costruzione. Bravo, questo però sì, dissuade ma... un po'. Tu puoi entrare dove vuoi. Sì, ovvio. Piscina privata all'uso. Ah, hai messo diverse. È per te! Bravo. Questa l'ho fatta per te! Hai messo diverse dissuasioni perché così se uno entra magari dice sono arrivato alla fine. Non guardo più niente, bravo. Sì. Qua è il nostro idromassaggio. Ah, qui, è più sveglio di me. Vedi, è intelligente, eh. E cavolo, è veramente fatto bene. Qui vedo che c'è la tua stanza di raccolta dei materiali aurei. Sì, bellissimi. Qua c'è anche il cestino dove butterò fè. Bravo. Perché? Ma come? Ma è così cattivo, senza motivo. Vabbè. Ma dai. Comunque, cavolo, come ricchezze si è messo bene, eh. Molto meglio di fè, eh. Se non mi hanno rubato niente, sì! No, qua vedo che c'è tutto comunque. Anche i diamanti, ne sei pieno. Bello pieno. Allora, a posto! Però, vai a vedere prima la zona della netherite. E anche qui io ma vedo... Ma che è successo qua? Ci sono un pochino di cose viola che non dovrebbero esserci qui dentro, Anche lì! No, non di nuovo! Ma c'è un gatto! Questo si chiama... Amorino. Ma po- no. Sì, vabbè, ma, dai. No, ma più palese. Palesemente questi nomi, Ci sono un sacco di banner viola, fiori viola, ametisti. Altri ametisti alle pareti, un'armatura completa viola. No, qua è stato cercato, vengo a rubare a casa tua. Allora, io non so. Non so quanta netherite tu avessi. Però ti confermo che a parte il piccone di netherite, altra netherite qua dentro non ce n'è. Quindi anche tu sei stato vittima adesso? Probabilmente della pantera rosa. Andiamo a constatare. Tanto ammazzo Amorino perché non penso che, insomma. Leggo. Gatto però. Ragazzi, a te non dispiace però, attenzione. Un nuovo colon per la pantera rosa. No!
Non ho capito bene. Forse voleva essere un nuovo colpo per la Pantera Rosa, ma è stato... Questo è Alex che... Vabbè, un nuovo colon per la Pantera Rosa. No, è viola. Stress, hai bisogno di un nuovo colon? Non so. Oh no, da posto no. Quello, vabbè. Sì. So che è usurato comunque, insomma. No. No, 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 vabbè, ragazzi, insomma, tenete la salute del vostro colon. Comunque, questo qui non è altro che un nuovo colpo della Pantera Rosa. Colpo, non era colon, vedete? Adesso sì che sto iniziando a fare sul serio. Sono proprio la Pantera Rosa e Viola e sono proprio arrabbiato, io. Ahaha, non saprete mai la mia identità, ma ora io saprò godermi i tuoi stupidi averi Red. Firmato... Che cosa? Stre! Pantera non è Stre. Oh, ma questo non ha capito una mazza. Ascolta, te lo spiego, ascoltami. Ascolta bene, stai ascoltando? Sì, ma era tutto rosa. Non ho capito, ascolta. Allora, se tu sei un ladro, cosa fai quando rubi? Cerco di non farmi beccare. Bravo. Se tu lasci degli indizi dove si capisce che sei tu, cosa succede? Mi beccano e poi finisco nei guai. Quindi cosa non devi lasciare? Indizi. Bravo. Se invece c'è tanti indizi, proprio pieno di indizi, anche dove non ha senso che ci siano, perché che senso ha che ci lasci l'armatura, l'ametista? Non ha senso. Se ce ne sono così tanti, cosa può voler dire? Che qualcuno ha cercato di camuffarsi. Bravo, bravo. Che qualcuno ha cercato di far passare per colpevole quell'altra persona. E quindi non sono io. Probabilmente non è Stre. Qua non si può salire. E devi fare un salto acrobatico? Tieni un blocchettino. Ah, va bene. Imbecille. No. Adesso però purtroppo dovrò esplodere con moltissime TNT il tetto di due persone che non hanno partecipato giustamente alla nostra avventura fino ad ora. Allora fratello, fermi. No. Chi sono? No, adesso aspetta, io ho partecipato. Ah, quindi no. Io ho sbagliato. No, perché non lo sapevi. Fermati, no! Ti prego, dammelo, allora, guarda. Ascoltami bene, allora, sta scendendo in picchiata. O ti svegli e fai bene il tuo. Sì, ovvero oppure c'è l'assistenza detective. Molte più TNT allora, di queste. Senti cosa ti consiglio. Le metti ma non le esplodi. Le ho già così esplose. Adesso andrò sul tetto di quell'idiota di stregato che pure era zitto come un mentecatto. Ah, il mio tettino, no, scusa. Ah, tu ti preoccupi del tuo tetto ma non del fatto che non stavi facendo niente, perfetto. Allora esagererò ancora. Complimenti. Molto di più esagererò. Mamma mia, sono un casino, fratello, sei un cretino adesso. Aiuto, no, aiuto, ho paura, ti prego, mi sfondi casa. Cazzo, mi dispiace, sto un miliardo. Ragazzi, è esploso tutto. Stre. Ma sistemo qua. Il tuo tetto ha rotto tutto. Il tuo tetto di merda è caduto e ha rotto tutto. Ha fatto danno. Stre, scusate. Aggiusta bene. Sistemo subito. Hai visto che ha fatto Red? Ho visto bene. No, ma chi cazzo ti sta cagando? Te vado subito. No, scusa, volevo dirti una cosa. No. Che cos'è? Oh. Detective, la prego, il mio tetto è già rotto a metà. Red, stai attento perché la prossima è per te, No, perché per me? Perché? Perché non parli quando è il momento tuo. Ma stavi facendo esplodere, stavo ammirando. Ho capito, ammira meno e parla di più. Vieni qui, Stre. Va bene. Sto arrivando, stavo sistemando, scusami. Sono allora, qui. Adesso, per essere precisi, perché la precisione è importante in questo lavoro, bisognerebbe dare un'occhiata a casa di Stre, perché comunque sai mai che lui voleva nascondersi e in realtà è stato... Andiamo alla porta! Sì, entriamo da barbari come è la volta scorsa. Mio cavolo! Se non ti senti, pronti? Possiamo depredare? Possiamo depredare un pochino? No, perché potrebbero essere prove. Peccato. Possiamo solo entrare sfondando e poi... No, non possiamo, purtroppo servono proprio le prove. Però dopo vandalizziamo, per il momento si entra. Okay. Sì. Ma possiamo fare i versi lo stesso? Certo, aspetta che io intanto... Pronti? 3, 2, 1, via! Basta ragazzi, basta. Ammazziamo il gatto! No, ragazzi! No! Madonna, che unni orribili comunque che siamo, mamma mia! Come barbari! La porta! Non ce l'ho io! Ce l'ho io! Che schifo!
Scusa, cioè, hai rubato la mamma porta. Mia, che schifo che fai. Mettete un angolo. Ma è questa scuola tua, rubi le porte, eh? Cioè, che schifo. Vabbè, diamo un'occhiata allora, Tre. Se c'è qualcosa che devi confessare, ti consiglio di farlo adesso comunque, non si sa mai. Io, oltre al mio cavo che hai già visto più e più volte, non ho niente. Okay. Non mi pare di avere nulla di strano. No, non toccare, è tutto posto. Non toccare, ma voi ce l'hai. Ma chiedete il permesso. Ma non mettere le prove. Fermi, fermi. Io no. Allora, fermo. Io colpisco lui e la spada fa l'onda d'urto. No, fermo. Ti prego, ti prego. Fino alla quarta volta oggi ti supplico. Dammi un accendino. Ecco. Oh, casa mia è di legno, Prego. Dammi la tua elitra. No, 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 non posso raggiungerti sempre così. E ti dispiacerebbe un pochino. Me frega. No, no, ti do tutte le mie Ender Pearls. Aia. Cosa fai, ti curi? No, 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 così puoi spadare di più, per te. Stai lì nell'angolo. Ok. Sotto la slab. Così. Sì. Come un soprammobile. Sotto mobile. Sotto mobile. La polvere sotto il mobile. No, ma sono io. Che schifo la polvere sotto i mobili. Che schifo, veramente. Guarda, ti giuro, avrebbe voglia di andare dalla polvere, no, e iniziare a spadarla. No, così per ucciderla, per rimuovere lo sporco. Vabbè, questa roba qua, Stria, che la vedevo prima, è roba tua, questo ametista corto? No. Ma questo, ma è piccolissimo. Ma cosa c'è? A voi controllare, ma non prendere. No, ma questo è stupido. Non è stato lui il vero ladro. Ha nascosto la refurtiva a casa sua, forse. Forse. Forse, forse. Questa refurtiva la prenderò io. Posso vedere? No. I 27 di chi erano? Miei. E i 33? Miei. Ragazzi, era fin troppo facile trovare questa refurtiva, ragazzi. Non possiamo negare che era praticamente messa qui per essere trovata. Visto che non sono io! Posso parlare? Sì, ti prego, la polvere può parlare. Devi parlare. Io lo accuserei ancora di più un pochino! Te sei troppo buono, perché lo stai sospettando di lui? Ma distregato? Sei, perché? Okay, di solito tu fai interrogazioni dure e lui cede sempre la durezza. Non sei stato duro oggi. Ma scusa, ma mi sembra fin troppo ovvio che non è stato lui, no? E magari lui ha pensato tutto questo. Cioè, tu ma dici che... Ma ti pare che ho il cervello per farlo? Zitto! Cioè, potrebbe addirittura essere che praticamente lui ha architettato tutto questo. Chi cazzo ha mangiato le mie orecchie? Ma no, no! Ma vuoi dare la colpa a qualcun altro delle tue cose? Merdolo! Basta! Allora, potrebbe essere che Stregatto, nella bassezza della sua nefandezza, cosa ha fatto? Ha pensato, se io adesso faccio tutto sto casino, nascondo le prove, faccio finta di... allora nessuno potrà sospettare di me, perché daranno sicuramente la colpa a qualcuno che mi ha dato la colpa. Esatto! Esatto! Tu stai subito sospettando di Alex, ma di lui mai un secondo ancora, eh? Togliti l'armatura, schifezza. Non aiuto. Ho paura. Allora. Non ho vita. Ciù, fuori. Sei stato tu a rubare le robe. No, sto facendo la domanda. Cazzo, mi sputo nelle mani. Ti do uno schiaffo in testa. No! Su Minecraft, naturalmente. Allora, sei stato tu a rubare le cose di Fered per poi, come uno schifoso, nasconderle a casa tua, con una serie di indizi che potessero far pensare che qualcuno ti aveva dato la colpa? Non ho rubato niente, non ho fatto niente del genere. Non ho toccato le loro cose, non ho messo indizi a casa loro. Dovremmo fargli vedere un po' più di paura qua. Oh, santo Dio, hai paura ora? Sì, ha paura ora. Allora, Lion, sì? Posso mangiare? Sì. Però secondo me non è stato lui. Lo so, ma vogliono la cattiveria, io. Ma poverino, ma è stato ingannato da Alex. Non lo so, non lo so, mi puzza, fatti durare un po'. No, 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 lui ha puzza di ladro, Sì? Come? Ha puzza di ladro, hai? Beh? Ma mi dicono cose cattive! Faccia al muro! Aia, aia. Puzza di ladro! Di che puzza è ladro? Però ottima cattiveria! Di Alex! Allora è Alex, però. Allora è lui! No, perché lui mi sembra anche un po' innocente. Guarda che sorrisino! Ho un'idea.
Questa è una tecnica, spostiamolo però perché non deve sentire lui. Questa è una tecnica per provare l'innocenza, è utilizzata dall'FBI in persona, ok? Ah! Allora, praticamente funziona così. Se tu sospetti di uno, cosa devi fare? Praticamente, non fatela, però noi quasi. Tu praticamente gli sfondi la porta di casa, entri in casa sua come un forsennato, urlando cose sconnesse, capito? Se lui è colpevole, allora si spaventa, perché dice, cazzo, mi hanno beccato, capito, no? Ok, se no... Se è innocente, invece, ti scaccia, ti fa fuori, perché? Perché giustamente sta di essere nel giusto, capito? Che se sei nel giusto, tu... No, non è che ti fai sottomettere. Hai ragione, mamma mia, quanto sei geniale. Dell'FBI, questa tattica dell'FBI. Quindi proviamo, adesso noi non diciamo niente, usciamo. Poi al mio via io sfondo la porta, entriamo. Ma proprio dobbiamo essere fuori di testa, capito? Cioè dobbiamo cattivi, fare... sì, oh, cattivissimi. Ti rubiamo tutto, bordello. Cioè, capito, proprio una cosa senza parolacce, no, una cosa pulita però, proprio di più di prima, okay. Molto di più, tu fai, sei sì. Molto peggio, Io sono cattivissimo. Ok, ok. Siamo pronti a fare il test della verità. Qual è il test? Ti devi mettere qua, al centro della casa. Ok, posso rimettermi i vestiti. Venite. Devo stare qua fermo? Pronti? Sì. Pronti! No! Aspettate, devo elaborare i risultati. Stresci. Allora, cosa avete notato voi? Capitano, io non ho sentito nulla. Qualcuno ha sentito Red? Cosa hai sentito che diceva lui? Secondo me è innocente, perché sennò avrebbe urlato molto più forte. Ok, e tu Fe? Confermo, era troppo agitato. Capitano, sei innocente secondo me. C'è un secondo secondo test. Bisogna... C'è un secondo test. Sì, bisogna test. Fare un'altra perché... volta, secondo me. No, questo è diverso. Questo è in caso di dubbio del primo test. Allora si può fare. Perché sti peni di ferro? Eravamo in vacanza. No! Lui che schifo! Parte delle... Stere, casa tua è rovinata, Non c'è lui. Perché non c'è? Meglio così. Perché devo dire nel secondo. Secondo test, ce lo devi dire a noi. Sapere, giusto. Allora, il secondo test... Praticamente funziona in questa maniera qui, è ancora più, è un po' più difficile applicazione del primo, perché il primo bastava fare un po' di casino e veniva. Questo qua invece per venire, però è molto più preciso questo qua, Allora, praticamente funziona così, uno deve fare la vecchia, quindi praticamente, proprio è il termine tecnico dell'FBI, lo farà Red, praticamente devi fare la voce da vecchia innocente e devi metterti con lui e quindi dirai tipo... E bel giovane, come va oggi? Una cosa così, no? Va bene! A questo punto, la persona innocente, nel caso in cui arrivi un assalto improvviso, proteggerà la vecchia, capito? Perché è innocente. È vero! Invece il criminale, cosa farà? Approfitterà della situazione per strattonare la vecchia e rubare la borsetta. Capito? È vero! È verissimo! Quindi noi dovremmo fare... Però, siccome abbiamo bisogno di personale, allora anche la vecchia farà parte del casino e proverà a aggredire... Capito tutto? Va bene, lo faccio, fammi ti faccio vedere io. Come si fa la vecchia però. Oh, guarda. Oh, che carino, sei proprio bravo tu. No, non devi menare, che cazzo ma fai? Ma perché? Ma non pensa così devi essere così, più dolce. Ma hai detto che devo fare il vandalo. Ma dopo, prima la vecchia. Ah, tu sei proprio no, un gioiellino. No, dolce, gentile, dolce, docile. Una vecchia, una vecchia. Sei un gioiellino, vuoi delle patate, magari hai fame. Va bene, va bene. Poi dopo appena sì, io sì, dico sì. Via, allora tutti addosso. Va bene, anche la vecchia. Va. Ok. Va bene. Allora, va bene. Partiamo. Ok, vai Red. Cosa succede? Stella, vieni un attimo qua, hai per caso fame? Vuoi delle patatine cotte da me? Per caso sei così carino? Non faresti del male a nessuno. Ma l'altro. Ma dove sei? Tieni. Ah, eccolo. Tieni delle patate cotte, sei... Ma hai per caso, hai fame? Ti serve qualcosa okay, per via. Caso? Di nome. Barbari! Oh, cazzo, un creeper. No! Stai! Cosa abbiamo dedotto? Ma perché l'avete fatto?
Ti ha difeso, Red? No, per niente, mi ha lasciato morire dal creeper. Morire, ma sei morto. Ma se mi avete picchiato tutti! Era una vecchietta lui. Guarda, fe che... sta vivendo una tua avventura. Mi stavano assaltando gli esseri brutti. Ma io stavo parlando. Io stavo... Sì, ragione. Vado a romperti il tetto un po'. No, 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 sì! No. No? No, sì, cioè sì. Assolutamente sì. Ehi. Perché tu non devi parlarmi sopra. E l'hai fatto. Hai perfettamente ragione. E quindi adesso io devo fare un poco di bravura. Una bombazza. Due. A due. Due, due, due. Vanno benissimo. Giusto, due. Giusto, giusto. Meglio due che uno, no? Cosa è successo? Allora, questo secondo test ha confermato l'innocenza di Stress, secondo me. Perché non ha aggredito la vecchia. Quindi vuol sì, dire che... E poi è stato divertente, sì. Sì, sì, vabbè. Comunque non è lui. Non c'entra molto, però sì. Continuerei a dare però... Continuerei a dare... Stai zitto. Darei un'altra ispezione, il però. Il suo test? No, la porta manca, la porta. Ancora! Colleghi, manca la porta. Chi ce l'ha? Nessuno ce l'ha. Chi ce l'ha? Chi ha la porta? Ecco. La crafto io. No, no, te l'ho rimessa. Grazie. Perfetto! Vabbè. Ma c'era come prima. Allora. Questa trapdoor è roba tua, Stre? No, 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 no. Ma tu hai il radar! Vado a controllare, ragazzi. Aspettatemi fuori. Vi dico io se potete scendere. Oh, ma quanto è profondo! Ma cos'è? Ah-ha! È in casa mia! Signori! Cosa nasconde? Cosa c'è? Qua sotto non c'è altro che il covo della pantera rosa e viola. Così sembra. Oh! Senta, possiamo scendere? No. Dai, ma non è vero! Ma scusa! Allora, dentro il covo c'è una specie di capsula del tempo con degli insulti a Fe e Red, dice che siete sfigati. Che cosa tu lo sei? Tu lo sei sfigato! Non l'ha scritto lui. Questo non capisce. Io non lo farei mai. Le basi proprio, non è lui, è stato Alex probabile, capito? Sì! Sta arrivando la cena. Oh, porca miseria, devo dirlo ad Anna, aspettate. Mettiamo in pausa le indagini. Sì. Intanto iniziamo a pensare che cosa dobbiamo fare ad Alex, però, È sempre Alex che se la prende con Fered, quindi è per forza lui. Anna non mi risponde. Magari c'è andato a prendere la cena. Questo è male, però. Non è andata. Aia. La mia cena non può restare. Sì. La mia cena non può posso picchiare Sre nel mentre? No, ci penso io perché ha sgravato. Davvero? Cosa ho fatto? Io stavo parlando, mi hai parlato sopra completamente. Scusa. Sì, tira su un po' il volume, va. Tanto qua te ne becchi tante. Tante bombe sul tetto. Tante. Proprio. E se il tetto griffa a terra come prima? Tantissimo. No, qua hai sgravato proprio tanto. Mi dispiace però. Ma secondo me Anna si è addormentata. Non ti posso perdonare, per favore. No, assolutamente non ti posso perdonare. Anna sta arrivando. Mi sfondi tutto. Sono cavoli tuoi, adesso. Il mio tetto è sottile. Posso ripararlo un secondo? Non puoi fare nulla. Vai. Metti posso una massiccia adesso dose, mentre sì. No. Una massiccia quantità. Ma qua. No, dai, sono troppe. Dai, non esplode tutto. Dai, cioè, oggi proprio un casino, Mi dispiace, però scusa. Andi. Oh, mamma mia, che buco! Stavamo entrati nel... Stai guardando dallo specchio? No! Andiamo a controllare, ragazzi. Stavamo qui a vedere... Ma possiamo scegliere? No! Ecco qui. Allora. Non ho capito. C'è un'armatura arancione che di solito sarei io. Dice, sei il ladro più scaltro del Far West. Far West è scritto Far West. Proprio. Aia! E poi dice, sei un costruttore davvero imparato. Cosa vuol dire? Mi temeranno tutti e sei davvero un malvagissimo, fortissimo. Questo credo che siamo noi che facciamo dei complimenti alla pantera rosa, non ho capito. Non mi scopriranno mai, immondizia, la ionica rubata. Cosa? Cos? La ionica! Ti ha rubato tutto! Se c'è roba rubata da me a casa tua. No, io ti giuro, io non ho fatto niente. Se c'è roba rubata. Ma è casa tua, è tua responsabilità. È tua responsabilità. Qua io me ne batto proprio altamente e ti distruggo tutto. No, per favore, sì, per favore, addio. Posso riparare il tetto. Puoi riparare il tetto, ma io non so se mi fermo al tetto.
Cioè, se mi è sparita roba, ragazzi, venite con me a controllare in fretta e furia. In fretta e furia. Ma dove la tieni tu la roba? Nel mio cavò, l'ionico qui. E dov'è? A fianco al trono. No, guarda. La sorpresa della pantera rosa e viola. La sorpresa! Veramente! Che cosa? La sorpresa! Guardate, al posto delle cose... c'è la terra. Ti giuro, no, non c'entro niente! Hai esagerato! Qua a me non me ne frega se è stato stregato o no, eh. No, dai, io ti prego, ti scongiuro. Non mi punire, non l'ho fatto io, non farlo. Aia! Lion, la tua roba era che stai stregato, tutta. Io so solo questo. No, se Alex è stato lui... qua si becca comunque una sonora punizione, perché non è che uno può maneggiare le mie cose. Una sonorissima! La peggiore delle punizioni si merita! Ma mai nessuno ti aveva rubato nel cavò! Poi per dare la colpa a un altro, per dare la colpa a Strecatto. Visto che non sono io, sarei pazzo a rubare le cose da te! Secondo voi ci potrebbe essere qualche altra prova, non lo so, a casa di Alex magari? Non credo però. Ma dovremmo controllare! Andiamo a fare gli unni anche a casa sua, ragazzi. No, però distruttivi possiamo essere. Beh, un pochino. Sì, anche di rubare qui, secondo me, dovremmo fare. Perché cavolo, cioè, questo qua, questo, dai, 99% è stato lui, voglio dire. Cioè, chi è stato ancora integro? Chi è che è geloso di Fered sempre? Sempre lui! Ragazzi, a questo punto... Chi è che non sa scrivere così bene? Scrive il colon della partera lì. Mamma mia! È Alex, Allora, siete pronti a unnare dentro? Certo! Allora, chi sfonda la porta? Tu hai la pelascia! Va bene. Appena sfondo entrate, pronti? Pronti! Oh, però qua, vedete, quante percentuali di distruttività dobbiamo avere dentro di noi? Io ho le TNT, ragazzi! No! Piccone al massimo. Piccone al massimo. E rubare anche. 3, 2, 1, via. Ruba il pavimento! Tutto quanto! Mamma mia! Non rimane niente! Scrostiamo le pareti! Basta! 3, hai rubato anche prova? Tu? Io sì! Non fe, stre. No, io non ho rubato, te lo giuro. Anche perché non ha nulla! Hai ragione! Non vuoi sapere un segreto? Qual è il segreto? Ti sei beccato 4 bombe! No, ti prego! No, non c'è più, lo giuro! Non frega nulla! Tienile per Alex! No, tranquillo, ne ho tante queste. No, 3-4 per te! Ah, che gentile! No! Ma non mi piacciono gli snitches. No, era per aiutarti. Non mi piacciono gli snitches. No, era per aiutarti, basta, veramente te lo giuro. Perché il rider... Qualche bombetta anche a lui? Il rider della mia cena sta avendo dei problemi. Si sta mangiando la cena. No. Prendiamoci ancora Alex. Questo adesso non c'è. Sì, i problemi che si sta mangiando la cena. Faccio venire io i problemi dopo. Se si mangia la cena. No. Porca zozza. Oh, scrivili in chat. Non che c'è posso, la chat. Dice la chat non è disponibile. Dai. No, questo ha rotto il telefono. Sto schifoso. Ci ha rotto la chiamalo, chat. Chiamalo. No. Ecco, ha suonato. Perfetto. Mamma mia. Cosa stavamo dicendo? Ah sì, 4 bombe a te. Delle mie bombazze. E 2 anche a te però. E allo perché, stinger. No, perché? Io ti ho... Ma perché? Ti stai rinunciando? No, io amo le TNT, ti prego. Adesso le chiede. Ne vuoi? Sì, le voglio. Quante ne vuoi? 2 Sì, va bene 2. Di più. Sì, te lo giuro. Ma mi piace troppo. Va bene 2. Che quattro fai? Per noi. Che fai? No, io va bene venire 2 anche a me. Allora, qualcuno ha trovato qualche prova in questo disastro? Dovremmo continuare un pochino, okay, per okay. 5 andiamo, minuti. Secondo me sai cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare verso il basso. Sì, mi piace. Ragione. Siete pronti? Però scavato da qui, mi sa. Sì, verso il basso, un po' anche intorno. Ok, 3, 2, sempre unni vai. Però, 3, 2, 1, via. Wow!
basta. Capitano, c'è qualcosa. Sarà davvero? Sì. Sì. Ah, la aiuto. Tutto bene? Sì. Oh, comunque. No. Attenzione, non c'è spazio. Attenzione. Come te la ridi? Comunque tu, c'erano delle scale. Me la rido, sì. Va bene. Aspetti, capitano, sì. Capitano. C'è ancora un piano più profondo di qua. Cazzo, gli abbiamo sfondato. Tra le scale. Che bastardi, comunque, che siamo stati, ragazzi. Mi vergogno di noi. Ecco, è vero anche che l'usuria ha fatto sta cosa. È stato cattivo anche lui, però, A dare la colpa agli altri. No, più cattivo di noi. Sì, cavolo, dare la colpa agli altri. Vuoi incolpare un innocente. È celato. Cos'è stato? Ero io che perché l'ho bloccato di sotto. Aia. No, no, scusami. Ho detto sottilissimo. Ti scongiuro. Intanto vado a mettere. Mi muore le ranocchio. Guarda, sono gentile. Ne metto solo una a Fe. Grazie. E una a Red. Grazie, te ne devo. Però, mamma mia, grazie mille. Vabbè, dai, te ne metto due a Fe perché sto tetto è proprio schifo così. Lo aggiustiamo un po' perché è brutto proprio. Va bene. No, poi te lo devi riparare tu. È partita la mia. Ed è sua responsabilità. Meno male. Stai zitto. Oh, Snitch. Ma allora sei un bastardo. Cioè, allora non meriti la pena che abbiamo provato per te prima. Scusami, però l'hanno fatto prima loro a me. No, Red, il tuo tetto non lo voglio rompere perché è sempre un po' piccolino. Cioè, non so. Va bene, grazie mille. Qui se faccio il tetto piccolo non me lo rompi? No, sì, no, però no, ammetti no, di avere il pene piccolo, però, No! Okay. Preferisco averlo rotto. Il tetto. No, ti prego. No! Ma cosa ho fatto in questo momento preciso? Così. Per il puro gusto di farla, sì, questa cosa qui. Un pochino così per divertimento. Attenti che ci sono dei creeper qui fuori, ragazzi. Occhio. Non vogliamo fare certamente dei danni qui, Noi siamo delle persone, come si dice, rispettose anche, pure pulite, oneste. Che pensa quando lui rientra? Mamma! Si aspetta che cosa? Si scherzo. Sembra, potete rimettere la porta? Aspetta, la porta la possiamo rimettere? Se no... Posso mettere un cartello con scritto ha! No, ma è cattiveria. Che sembra lo spawn dei server quando è vero, Cristo! È vero! Però se lo merita, ragazzi, però, un pochetto, secondo me. Perché tutto quello che ha fatto adesso, se è stato lui davvero, secondo me si merita questo e l'altro. Infatti, ma perché anche il dubbio? È sicuro lui? È sicuro lui, ragazzi. Vi faccio un sondaggio. Un'altra punizione? Allora, facciamo un sondaggio. Chi ha rubato la neterite nascondendola a casa di Stre può essere pure Stre oppure castrandoti. Oh, castrandomi, no! Ma queste parole Stre e Alex, insomma, uno dei due, vediamo. Vedi è schiacciante. 76% 77% Alex. È sempre lui, comunque, sempre lui. Che problema avrà? Ma è invidioso, è geloso. La sindrome d'abbandono, Sì. È il giocattolo quello brutto. Quello dei regoli. C'è un metodo per fargli passare la gelosia? Trattarlo benissimo. No, un metodo. Pensiamo altro. Un altro metodo, va bene questo. Fargli risultare simpatico visto che è quello su cui riversa maggiormente un po' questa anche Red, perché però anche su di lui ha rubato la netterita entrambi, quindi tutto ha rubato da me. Tutto. Quindi non lo so, potremmo fare che voi gli dedicate una festa. Una festa, ma ci ha rubato la roba. Hai ragione, infatti. Tu cosa? Può funzionare, magari gli facciamo una stanzetta per lui. Sì. Forse funziona, no? E lo lasciamo morire lì dentro. No. Allora, eccessivo! Stregato, sei responsabile di portare le mie cose al castello. Anzi, tutti quanti faremo la transumanza delle mie cose e le riporteremo nel rispettivo posto, perché di sicuro non voglio che restino nella casa tua. No, assolutamente, guarda, non ci stanno un minuto allora, di per più il divertimento, non se lo voleva ricordare. Per il divertimento, aspettate che ci sono altri creeper però.
Allora, per il divertimento entreremo, faremo di nuovo i barbari. Sì, sì, sì. Nella stanza che è lì sotto. E prenderemo le cose, capito? Benissimo. Però mi raccomando, tutte devono tornare, tutte. Sì. Barbari distruttivi? No, no, solo barbari, rubare okay. E basta. Ok? Pronti? Ok, siamo pronti. Okay. 3, pronti! 2, 1, via. Ah! Oh! Stando, ci siamo ingorgati. Tra poco. Ok, ok, di nuovo, pronti? 3, 2, 1, via, 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 via. Senta, vai, 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 cazzo. Andiamo. Oddio, vai, vai, vai. Ho rubato tutto. Ui, ragazzi. Ma che cazzo, non è rimasto niente. Vai, vai, fuori, fuori adesso, sempre cattivi. Aspetta, basta, adesso sì, torniamo educatamente fino al castello. Sto per svenire, capo vichingo. No, no, tranquillo. Andiamo. Okay. Adesso piazziamo. Adesso piazziamo le cose. Però sempre da barbari, capito? Cioè, però le mettiamo invece, capito? Nelle casse. Okay. Vedete dove vado io. Pronti? Pronti! Okay, no, anzi, ve lo dico perché mi piace vedervi correre. In fondo a sinistra. Ok. Ok, 3, 2, 1, via. Basta, basta. Ho messo tutto? Sì, tutto, tutto. Grazie, grazie. Molto bella questa cosa, questa pratica comunque. Un po' dicono che siamo vivo. Ci hanno detto che siamo degli uomo habilis. Secondo me non perché siamo abili. Non siamo neanche abili. Uomo habilis, siamo un primo. Siamo uomo erectus. Erectus. Oppure uomo. No, Sapiens no. Perché è lui poi, è stupido. Aia! È uomo Scemus. Di Neanderthal. Ecco, bello quello, sì sì. Siamo neandertaliani tutti. Ci piace? Sì, sì. Che bello. Vabbè. La pietra. Sì sì, la pietra. La pietra. La pietra. Pietra. La pietra. Pietra. La pietra. E dal fuoco cosa pensiamo? Oh, ci garba, no, sai! No, paura, no. Paura, 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 paura! Cos'è? Aspetta! Venite, venite, andiamo via. Andiamo via. Questa cosa comunque va chiarita, non è che possiamo far fare ad Alex quello che vuole, Cioè, non è che l'abbiamo punito abbastanza, bisogna punirlo molto di più. Ma quella non è una punizione. Infatti, infatti, infatti. La vostra Interita comunque me la prendo io, Che cosa? Va bene, va bene, te la meriti tutta. Benissimo, benissimo. No, ma perché? Per fare il beacon, cittadino. Vedi? Ah, va bene. Se poi vi serve. Almeno copriamo un po' la terra. Se vi serve. Se vi serve. Non la potete prendere da qui. Non la prenderemo da qui. No. Non ci serve assolutamente. Assolutamente. Anzi, facciamo altra. Non facciamo altra. Tu non suggerire. Aia. No, no, ma scusa, Homo Dementis, anche tu. Non voglio essere. Fate quello. Insieme. Ero unico. Un uomo migliore insieme. Fate Homo Strecus. Stercus. No! Che schifo! Beh, buono, che bello, schifo bello. È? Homo Dementis Stercus. Ragazzi, io rimbalzerei la palla a tutti voi perché la prossima live ci sarà Alex. Quindi a questo punto vorrei sapere che cosa gli dobbiamo fare. Se volete proporre qualcosa in chat, la torre dell'orologio, sì, l'avevamo vista. Quella l'aveva fatta lui, però. Per farsi forse gli abbiamo fatto dei complimenti. No, avevamo detto, che bella la torre di Fe. Vi ricordate? È vero! Sì, è stato proprio bravo, Fe. E poi si è arrabbiato Alex per questo motivo, capito? Quindi. Caccia strecato. Dovrebbe fare un posto di scuse, no? La punizione per Alex è caccia strecato. Cazzo, questo non è giusto. Bombagli casa. Fatto. Spostiamo la torre dell'orologio a fianco a casa di Fe.
No, è brutta. Cioè, non è brutta, ma è troppo grande. Controlla la torre dell'orologio. In teoria quella la dovrebbe aver trasformata nella sua zona super cattivo, effettivamente. È da lì che è nato tutto. Però non, cioè, a meno che non gliela vogliamo espiantare, non penso che sia una punizione andarci. Non danno nessun sondaggio intelligente. Cioè, nessun... punizione intelligente. Dicono di cacciare me. Esilialo. È giusto. Esiliamolo. È vero, è corretto. C'è l'isola, dell'esilio. L'esilio. E non poi rimane da solo. Certo che rimane da solo. Cos'è, ti fa pena adesso? Sì, ma poverino, solo noi, anche lui. Ma ti ha rubato tutto. Sì, però è diventato matto. Ho capito, però va messo in isolamento. È pericoloso. Hai ragione, dovremmo bruciarlo. Vabbè. Cambiate idea. Insomma, d'accordo. Io mi fermerei comunque. Prossima volta esilieremo Alex, a meno che egli non sappia produrre prove contro Stregato. Nel caso esilieremo Stregato. Comunque qualcuno lo può esiliare per forza. Per oggi però ci salutiamo, quindi buona serata a tutti. Un bacione, un salutone e buonanotte.